A questo punto lavoriamo un po' sulla velocità. Lavoriamo sulla velocità di emissione. Di base possiamo dare, per esempio, un'emissione pari a, proviamo 5, quindi mettiamo 5 a tutti. Poi creeremo anche un initial state. Diamo una variazione diversa, per esempio, allora il primo, diamo una variazione di 1. Al secondo diamo una variazione di 1,5 e al terzo diamo una variazione di 0,7. Poi l'angle possiamo anche non averlo perché tanto la direzione della freccia mi va bene in questo modo. Andiamo però ad animare la nostra speed, per esempio la speed prenderli tutti e tre, mettiamo la speed al frame 0 sarà uguale a 5, ci spostiamo al frame 12 così almeno avremo un range, almeno in un secondo avremo una variazione anche di velocità, quindi facciamo 0, 12 e 24 i frame che ci interessano, a 24, a 12 per esempio il primo lo possiamo portare a 6. E diamo un keyframe. Il secondo lo portiamo a 4 e diamo un keyframe. E il terzo lo portiamo a 6,5 e diamo un keyframe. Poi ci spostiamo a 24 e il primo diamo 4,5. Il secondo diamo 5,5, anzi diamo 6, e lui diamo 5,5, anzi 5, 5,5, anzi diamo 5, però lo diamo già subito a 36, diamo 5, ok? Quindi 12 frame successivi. Quindi torniamo qui a 36 e agli altri ritorniamo con 5. E ridiamo il keyframe, ok? Tasto destro, Edit Curve. Selezioniamo, andiamo sulla chiave e creiamo un loop. Questo anche su l'altro emitter e anche sul terzo, tasto destro, edit curve. Questo a 0 era 5, questo era 6,5, 6,5. Ah, ok, non l'abbiamo variata, quindi da qui ritorniamo a 5. Selezioniamo loop. In questo modo avremo un loop con sempre una variazione continua e della turbolenza che si viene a generare. Ovviamente il jittering, che sarebbe come viene il caos che si viene a creare in questo caso su l'uniformità, ok? Sulla nostra geometria possiamo lasciarlo a 1 anche in questo caso e adesso salviamo e possiamo lanciare una prima simulazione. Ovviamente la simulazione, questa prima simulazione è abbastanza draft perché abbiamo qui c'è un po' di casino, non voglio che facciano questi schizzi così alti, però dobbiamo vederla completa. È abbastanza draft perché comunque ho un numero, diciamo, di un cell size molto basso. Ok, io potrei aumentare volendo il nostro drag, portarlo volendo a 2,5 così almeno rimangono un pochino più vicine.
Ok, proviamo anche a aumentare il nostro drag a 0.25. E andiamo a vedere anche qui, possiamo dire use initial state, in questo caso non ce l'abbiamo, quindi use initial state, possiamo mettere il lucchetto, quindi blocchiamo la simulazione, facciamo simulate, però non va bene in questo caso perché comunque il cell size è molto molto, fermiamo la simulazione, è molto grande, ok, quindi dobbiamo comunque andarlo a ridurre di parecchio. Vediamo che comunque sì, va bene, magari potremmo arricchire questa nostra simulazione andando appunto a mettere degli oggetti di collisione, come per esempio potremmo mettere delle rocce sempre dentro la cartella di lavoro. Io potrei fare un bel import e ho qui quelle che sarebbero per la nostra spiaggia. Ok, però per spostarla devo selezionarla e dal nodo cliccare su File Curve, in questo modo posso editare la posizione volendo. Per esempio collocarne una qui, magari girarla un po', ok, portare anche le altre, quindi la 2 e poi la 3. Ovviamente queste sono le rocce. Ok. Ovviamente se io riclicco su File Curve vado a frizzare la posizione, ok, quindi per ora non ci interessa, e le vado a posizionare come meglio credo, volendo, eccola questa già. È abbastanza idonea. Questa la potrei lasciare qua per renderla un pochino più interessante come simulazione, perché comunque l'andamento, il noise viene dato da gli elementi che abbiamo in questo caso, elementi naturali come per esempio delle rocce. Andiamo a vedere e nascondiamo momentaneamente display. Andiamo a vedere un attimo com'è la questione del cell size in questo caso. Quindi isosurface, e vediamo che qui c'è bisogno di abbassare perché non è proprio uguale, quindi avevamo dato, se non ricordo male, 0,02 e in questo caso cell size 0.02, vediamo se sì, potrebbe andare bene, diciamo che potrebbe andare abbastanza bene, magari 0,01 è ancora meglio. Ok, quindi anche alle altre selezioniamo contemporaneamente 0.01 come cell size.
Aggiorniamo il nostro ISO. Questo potrebbe essere un letto di un fiume con un po' di rocce, un po' di elementi che volendo vanno a dare anche una diversità di andamento proprio su il nostro fluido, il nostro andare, ok? Quindi potrebbe essere ideale andare a fare un lavoro del genere. Ovviamente se studiato prima al meglio sarebbe l'ideale. Ovviamente io ho voluto separare, siccome sono abbastanza libero nelle scelte, uno può andarsi a variare in corso d'opera tutti i vari aspetti. In questo caso comunque le rocce e sia anche il letto hanno delle coordinate UV. Difatti se torniamo nel file, un attimo, nel file di Houdini o nel vostro file di modellazione, vedete che comunque io ho applicato delle coordinate UV anche sui vari elementi, sia per le rocce che per i vari landscape che andremo a utilizzare. Questo è molto d'aiuto anche perché se vogliamo andare a realizzare le wet map abbiamo bisogno di avere questi elementi che abbiano tali coordinate, tali informazioni. A questo punto possiamo andare, salviamo, bisogna salvare spesso, andiamo anche a organizzarci diversamente il nostro file. Qui io posso crearmi anche un gruppo, ok, group. In questo modo ho il gruppo con tutte le rocce, ne è rimasto fuori una, due, ok, c'è un'altra roccia, ok, eccole qua. Creo un altro gruppo con tutto quello che sono gli emettitori. Emitter, rocks. E poi qui ho i nostri demon che possiamo lasciarli qua. Volendo, come demon potremmo aggiungere anche un demon noise, anzi due demon noise, con diverse turbolenze. Addirittura potremmo fare anche un terzo e nel primo, volendo, allora possiamo dire di avere una string pari a 2 e la possiamo lasciare un timescale a 0.05. Nel secondo avere una scala maggiore, quindi 1.5, anzi 2 e 1.25. Così almeno avremo una variazione anche proprio sulle stesse. E poi, mentre il terzo, questo è solo proprio a livello visivo, possiamo dirgli di essere un potremo visualizzare, enable fall off, vediamo se questo lo potremmo collocare qui,
esempio avere un'area con anche un fall off attivo qua, ok. Volendo ok, dove volendo potrebbe avere 1.5. quest'area qui sostanzialmente solo in questo punto qua c'è un effetto di noise, un effetto di noise che va in maniera all-off, quindi va a degradare, ok? Diamo 0.8 solo per avere anche un'idea di alcuni punti. Io potrei creare dei punti e creare appunto delle aree dove sostanzialmente io potrei dargli anche sphere. Creare delle aree dove sostanzialmente si va a creare un sorto di turbine di noise aggiuntivo. Ok, detto questo possiamo salvare e possiamo lanciare una prima simulazione per vedere che cosa realmente viene fuori. Magari per avere un'idea di quello che viene fuori, magari possiamo, sì, 0.01 per ora può andare bene, quindi facciamo un simulate anche con il command line.